Buongiorno a tutti, sono Chiara Ferrari, fondatrice di Abaco Cloud, ma sono una psicologa che da 15 anni lavora nel mondo della disabilità e con persone con diagnosi di autismo. Intorno alla persona con disabilità ci sono diversi attori che hanno l'obiettivo di favorire la qualità della vita della persona sviluppando trattamenti. Le persone con disabilità e con un funzionamento nello spettro incontrano quotidianamente tantissimi ostacoli. Ecco che Marco batte la testa al muro tutte le volte che desidera qualcosa e ha imparato a chiedere con la voce i suoi desideri. Maria non esce di casa per i forti rumori del contesto e ora, grazie alle cuffie, riesce ad andare a scuola. Com'è possibile tutto questo? È possibile attraverso trattamenti ABA, basati sull'ABA. ABA è l'acronimo di analisi comportamentale applicata ed è una scienza che deriva dall'analisi del comportamento. L'obiettivo è quello di promuovere comportamenti socialmente significativi e, essendo una scienza, la scienza si fa coi dati. Cioè i dati devono dimostrare che i trattamenti sono efficaci nel miglioramento della qualità della vita. Qual è la mission di Abaco? La mission è quella di usare la tecnologia per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e fragilità, favorire lo scambio di dati attraverso tutti questi attori che avete visto essere parte della rete. I trattamenti in questo modo sono più efficaci e Abaco è facile da usare. Questo è possibile attraverso questo team. Siamo in 7, siamo persone con tantissime specificità per favorire lo sviluppo di soluzioni il più possibile efficaci e strutturate. Che cosa fa Abaco Cloud? Fino ad ora l'analista, che è il responsabile del trattamento di queste persone, crea un piano di lavoro che viene messo sulla carta, quindi i dati vengono raccolti carta e penna, occupando tantissimo spazio di archivazione e soprattutto i grafici vengono elaborati a mano con una forte probabilità di rischio di errore umano. Con Abaco oggi, prima della sessione, l'analista può creare sulla piattaforma il piano di lavoro e l'operatore che è sul campo può attraverso un click prendere dati. Alla fine della seduta, alla fine del trattamento, i dati generano immediatamente grafici. Questo elimina lo spreco, facilita in tempo reale la condivisione dei miglioramenti. Ecco che la mamma di Maria può vedere per quanti secondi la sua figliola sta tenendo le cuffie e questo può metterlo in campo anche nella vita quotidiana e ovviamente ottimizza i tempi. Ad oggi, lo stato attuale, Abaco coinvolge 6 realtà, più di 200 utenti e più di 70 professionisti con oltre 5.000 ore di trattamento. Tutti i nostri clienti restano fedeli al 100% ad Abaco Cloud. Il contesto nel quale si inserisce Abaco Cloud è un contesto italiano. 500.000 famiglie in Italia hanno una persona con un funzionamento nello spettro. I bambini nati nel 2022, 1 su 70 di 393.000 riceve una diagnosi di autismo e l'Istituto Superiore di Sanità suggerisce il trattamento ABA come trattamento efficace. In Italia ci sono oltre 1.200 centri che si occupano di trattamento e questi dati aumentano con un incremento molto importante. Questi sono i nostri competitors, come vedete sono oltreoceano. Abaco si colloca nel contesto italiano e ha studiato il contesto italiano e tradotto in italiano e permette anche di uscire con un prezzo accessibile ed è flessibile rispetto alle realtà e alle possibilità dei nostri clienti. Ci riferiamo ad enti del terzo settore, in particolar modo ad associazioni e a cooperative che si occupano di trattamento e ai singoli professionisti e viene proposto un abbonamento flessibile e modulabile rispetto alle esigenze di ogni singolo utente. La nostra richiesta è una richiesta che ci potrà aiutare a favorire nuovi sviluppi, a strutturare meglio il team marketing, vendita e supporto e nel 2025 a entrare nel mercato europeo. Noi pensiamo che la qualità della vita di queste persone sia importante e sia un po' responsabilità di tutti. Grazie.
Complimenti. Complimenti. Guarda, una domanda che mi viene dalla mia vecchia, diciamo, professione. La gestione di tutti questi dati, che sono super sensibili evidentemente, rimane, essendo cloud, immagino è qualcosa che gestite direttamente voi, non il singolo professionista che utilizza la... Allora, il titolare dei dati rimane comunque sempre il professionista, perché noi non prendiamo dati né clinici né sensibili in nessun modo, perché i dati presenti sulla piattaforma sono anonimi rispetto alla persona, okay, perché non è richiesta l'essenzialità del, okay, del nome, okay, o del cognome, okay, ognuno può scegliere come categorizzare. Comunque, perfetto. Sì.